Da dove viene la passione della fisica? È una cosa romantica oppure un lavoro come gli altri? Inizia da Non so se il bambini? termine romantico è quello più giusto, però diciamo che nasce sicuramente dalla vicinanza che ho avuto con un bravissimo professore. In realtà io sono stato fortunato perché ho avuto degli ottimi maestri delle materie scientifiche, soprattutto matematica e fisica, nell'età formativa, e in particolare questo professore del triennio del liceo che io amo chiamare il mio primo maestro, purtroppo non c'è più, però aveva delle spiccate doti di umanità che riempivano le sue lezioni di una materia che spesso veniva tramandata come arida, fredda, e in realtà lui le rendeva talmente dense di umanità e di vicinanza e di partecipazione con noi studenti che non poteva che prendere vita sempre di più. E poi, come magari ti racconterò più tardi, se uscirà fuori, in realtà ci sono arrivato attraverso delle peripezie a decidere di laurearmi in fisica, però devo dire che non mi sono mai pentito e che comunque la passione per la ricerca, la passione del poter avere un linguaggio che permetta di investigare la natura o almeno alcuni dei suoi aspetti. È stato così interessante che continua a spingermi giorno dopo giorno a farmi domande, ed è questo il motore fondamentale del lavoro che ho il privilegio di fare. Cioè, praticamente è partita la passione da un incontro con un professore, cioè è stato un. Sì, diciamo che come la maggior parte degli adolescenti all'ultimo anno delle superiori, io ho fatto un liceo scientifico, mi sono trovato a scegliere cosa dover fare e avendo provato la prima strada che non mi è piaciuta, ho subito diciamo, mi sono ridiretto verso la fisica, che invece è stata poi la scelta vincente. Qual era questa prima strada? E, tutti probabilmente, forse saresti curioso di sapere, no? Se non avessi fatto il fisico, cosa avresti fatto? Ecco, io posso risponderti che non avendo, se non avessi, visto che non ho fatto quello che avevo deciso di fare, mi sono trovato a fare il fisico. No, ho scelto molto consapevolmente. Sono risultato vincitore del concorso come pilota dell'aeronautica militare. Quindi io iniziai la carriera all'Accademia di Pozzuoli, subito dopo ho finito il liceo scientifico, vinsi il concorso, entrai come pilota, stetti una settimana, mi guardai intorno e dissi: questa non è la vita che desidero, questa non è la vita che mi piace, torno a casa. E a quel punto fui costretto a scegliere molto velocemente e la scelta ricadde su quello che mi era stato appunto trasmesso con grande partecipazione, con grande entusiasmo da questo professore che si chiamava Roberto Iantorno e quindi decisi, dopo appunto pensieri difficili, perché immaginate anche a casa non fu una scelta facile, ero un pilota dell'aeronautica con un futuro brillante davanti, decisi di mollare appunto a 19 anni una vita sicura per una vita incerta. E tra l'altro questo professore fu particolarmente in gamba perché decise di parlare con i miei genitori all'epoca, che nonostante mi abbiano sempre sostenuto in qualunque scelta abbia fatto nella vita, quella fu una scelta che insomma portò delle questioni in famiglia, no? Da affrontare, e lui disse: state tranquilli. Aveva grande fiducia in me e questa grande fiducia si tradusse nel fatto che gli disse: state sereni, la strada che sceglierà comunque la porterà fino in fondo e la farà bene. Quindi, e mi ricordo che appunto incontrò i miei genitori per tranquillizzarli di questa scelta, e il mio ricordo dell'epoca è che si tranquillizzarono. Poi insomma c'è voluto qualche tempo finché la mia vita si concretizzasse Ah, tu intorno a. avevi, allora, diciamo, da quello che dici, mi viene da immaginare che in famiglia ci fosse, diciamo, una linea verso l'aeronautica, avevi qualcuno che No, facesse per questo? niente, No.
Per niente, no, ovviamente era una, la passione del volare ce l'avevo da ragazzino, in più si coniugava con una passione simile che a mio padre. Mio padre viaggia molto per lavoro e lui mi diceva sempre: ah, che bello, un giorno mi porterai tu sull'aereo. Allora ho fatto: guarda papà, non penso proprio sui caccia dell'aeronautica militare, qualora sarà. No, era un gioco, però è ovvio, ognuno si scontra anche con le aspettative dei allora diciamo tutori. Quello che mi stai dicendo è che praticamente tu avevi una grande passione che era il volo. A me piace, io tuttora quando prendo gli aerei. Sì, io tuttora quando prendo gli aerei, diciamo, facendo il fisico e il ricercatore di professione, diciamo una quindicina di voli l'anno li faccio, circa, ok? Io tuttora ogni volta che decollo sorrido, mi piace proprio l'idea. Mi piace, sto a mio agio sugli aerei, mi piace talmente volare che i voli sotto le 4 ore... mi danno molta poca soddisfazione ormai. Io sopra i 4 minuti li evito, cioè, comunque, sì, quello che ti ha fatto tornare indietro è stato un po' le relazioni, l'apparato diciamo umano. Guarda, perché sei tornato indietro? Perché sono tornato indietro per una serie, è stato un pensiero sintetico, è stato in quel momento un po', appunto, un po' è stata un'intuizione legata al fatto che non mi trovavo, mi sentivo, non sentivo che quello non era quello che in fondo desideravo per la mia vita. Dissi: no, no, non è questo che vedo a lungo termine, c'è qualcosa che non mi piace. Robby, forse no, non so, non nemmeno parlerai in termini di sbagliato o giusto, o scelta sbagliata. A un certo punto è quasi una questione di gusto. In più avevo incontrato da un anno le arti marziali, il mio maestro d'arti marziali, avevo intuito che là c'era qualche cosa di molto bello anche da poter portare avanti. In più, appunto, questo pensiero sintetico, questa questione di gusto, il fatto di aver avuto la sensazione di aver lasciato qualche altra cosa di bello alle mie spalle che volevo continuare a portare avanti, e mi fecero decidere. Il fatto che comunque avevo anche la sensazione di poter scegliere. Okay. Cioè sentivo che non era un imbuto chiuso, o che se avessi, sicuramente se il tornare indietro rispetto a quella decisione avrebbe complicato le cose, lo sapevo, ma non mi spaventavo. Perciò non è assolutamente un rammarico. No, tutt'altro. Assolutamente. Devo dire che un po' è un, diciamo, un piccolo vanto. Comunque quel concorso era un concorso difficile e l'averlo vinto mi lascia questa soddisfazione. A chi lo racconta mi prendo per matto. Come, vabbè, tu sai, io sono un artista, perciò diciamo Non ti prendo per matto affatto, ma non perché sono un artista, solo per il fatto che facendo l'artista mi ritrovo sempre a che fare con situazioni e bivi abbastanza difficili, soprattutto nel mondo del lavoro. Mi viene da chiederti, questa passione per il volo com'è rimasta? Cioè tu hai detto quando prendo un aereo, diciamo, l'hai incanalata in qualche posto, oppure ne parli? No, non in particolare. No, era forse probabilmente era quella che era una passione adolescenziale. Ho capito. Una curiosità, o anche forse un volermi sentire vicino ai desideri di mio padre, che mi raccontava che per lui viaggiare era bello. E tant'è vero che poi comunque, appunto, è rimasto solamente il piacere nel prendere un aereo. Questo è rimasto. Quindi forse ho fatto bene da quel punto di vista, perché non l'ho coltivata e quindi non saprei, oppure semplicemente si esauriva in questo. Forse ho sempre pensato che io ho lasciato l'Accademia dopo pochissimo tempo e non sono arrivato nemmeno al volo iniziale, no? Perché i cadetti li prendono e li fanno volare. Certo. Anzi, dico addirittura che il primo volo sia fatto apposta per farti sentir male in aereo,
per farti fare il battesimo del volo. Ecco, io quello non l'ho mai fatto, forse se avessi fatto quello sarebbe cambiato qualche cosa, però chissà, ho voluto scegliere prima per quello. La domanda che ti avevo anticipato era proprio questa: tu tuttora sei, cioè tu sei, fai, sei un maestro di arti marziali, è anche un lavoro più o meno, diciamo, marginale, tra virgolette? Sì, è un lavoro, diciamo, ho la fortuna di non essere un professionista. Okay. Nel senso che mi lascia svincolato dalla necessità che sia una professione, e quindi può rimanere completamente collocato nella in qualche cosa che appunto non è svincolato dalle professionalità. Sì. Nonostante, appunto, insomma, la professionalità è intesa come vincoli di necessità della professionalità. Certo, ho capito. Come fai a unire questi due mondi, il mondo così denso e impegnativo e affascinante, almeno dal di fuori, della fisica, e il mondo così denso e affascinante delle arti marziali? Ti ha mai creato un conflitto questo? Sì. Hai mai dovuto sì. scegliere, per esempio, fra queste due cose? Per forza. Allora, forse, diciamo, il punto, il trade union è in questa parola che hai usato prima, la densità. Forse mi piacciono le cose dense, pregne di significati e di significati ulteriori, e sia la ricerca scientifica sia l'arte marziale sono dense, sono attività dense perché ti mettono insieme più aspetti del vissuto, sono coinvolgenti, sono delle attività che non ti possono lasciare neutro. Non puoi fare ricerca senza essere completamente neutro rispetto a ciò che fai. Non puoi fare un'arte marziale rimanendo neutro, perché sennò rimani sempre al punto iniziale. Sì, conflitti pratici ce ne sono stati, diciamo. Il conflitto pratico è che ovviamente a un certo punto ho dovuto scegliere che cosa. Anche qui. Ho dovuto scegliere anche qui, nel senso che io sono fortunato ad essere riuscito a fare ricerca nella città dove sono nato e dove ho la mia scuola di arti marziali. E questa è stata riuscire ad ottenere questa cosa qui è stata probabilmente una delle cose più faticose. Il sacrificio è stato abbandonare la mia prima passione per la ricerca fisica. Io nasco come un fisico delle particelle elementari. Certo. Ho avuto il privilegio di far parte del team di ricercatori che ha contribuito all'esperimento ATLAS che sta al CERN di Ginevra, uno dei due che ha permesso la scoperta del bosone di Higgs, che è una delle scoperte più importanti del nuovo millennio. E dopo il dottorato, però, appunto, no, a Roma non c'era più niente per me, mentre io volevo rimanere a Roma per riuscire a portare avanti anche l'arte marziale da allievo e da insegnante. E questo mi ha portato delle grandi difficoltà, perché appunto ero riuscito a trovare solamente, dopo varie peripezie, molto fuori all'estero, ovviamente, o comunque molto lontano da Roma. E proprio in quel momento in cui appunto il compromesso che avevo trovato sembrava continuare a fare il fisico delle particelle a Trieste, e una conoscenza mi ha detto: sai che so che all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno un assegno di ricerca per studiare la fisica dell'alta atmosfera e come questa viene perturbata dalla relazione con le tempeste solari, con l'ambiente circumterrestre. Dissi: ah, interessante. E andai a fare questo colloquio, mi innamorai del gruppo di ricerca che lo faceva, che tuttora, con il quale tuttora collaboro e con il quale ho la fortuna di essere molto amico. E Ho trovato la soluzione, ho trovato la quadra. E dunque, Luca, tu adesso di cosa ti occupi nella particolarità? Ho capito più o meno quello che chiedevo. Guarda, c'entrano le fasce di Van Allen, ma forse no, io non sono completamente ignorante. C'entrano le fasce di Van Allen, però okay. Non mi occupo strettamente di fasce di Van Allen. Ma perché ricordano Van Allen il gruppo musicale?
No, allora io mi occupo fondamentalmente di quella che una disciplina che si chiama, diciamo, il grande cappello è la meteorologia spaziale, okay. Cioè di tutte quelle condizioni del Sole che possono influenzare lo spazio intorno alla Terra. Si chiama spazio circumterrestre o geospazio. E in particolare di queste io sono diventato esperto della parte più alta dell'atmosfera terrestre, che si chiama ionosfera, e che è uno strato un plasma, che è uno degli stati della materia, quello in cui nuclei ed elettroni amano stare separati invece che uniti come qua intorno a noi, tutto intorno a noi. E che è particolarmente sensibile, va dai 50 chilometri sopra la nostra testa e si perde fino allo spazio esterno, però diciamo il grosso è tra i 50 e i 1000 chilometri, okay, sopra la nostra testa. E questo è particolarmente sensibile al respiro del Sole e ai suoi starnuti. E quindi, siccome questo ha tutta una serie di interessi riguardanti proprio la conoscenza di come è fatto l'ambiente circumterrestre, più a tutta una serie di ricadute tecnologiche, la più importante di tutte è sulla navigazione satellitare, quella sui, per esempio, su cui basano il posizionamento sul GPS, quello che abbiamo tutti nei nostri cellulari. Allora c'è un aspetto tecnologico molto, ma anche molto importante. Io mi barca meno tra questi. Ma perché i satelliti navigano a quell'altezza? No, molto di più. Molto il segnale più. Che riceviamo sui nostri cellulari viene da 20.000 chilometri sopra la nostra testa. Ah, ok, molto più in alto. Molto più in alto. Quindi, guarda, la zona, la parte più densa della ionosfera sta a 350 chilometri circa, tra i 200 e i 400. 350 chilometri è un valore ragionevole, che è più o meno dove sta la Stazione Spaziale Internazionale. Sì, sì. I satelliti GPS sono molto più su, a 20.000 chilometri. Ho capito. La nostra testa. Che la stazione spaziale dicono che si può vedere ogni tanto passare a occhio nudo. Sì, si vede. Si vede. Si vede, si vede. A parte che ci sono anche delle app sul cellulare che te la fanno tracciare. Sì, si vede, si vede. Senti Luca, andando un po' nello specifico del mondo della fisica, del tuo lavoro. Sì. Mi chiedevo, allora, si parla spesso di divulgazione scientifica. Sì, certo. Ora, questo argomento secondo me è molto affascinante, perché ha a che fare con vari aspetti, cioè sia col far capire al pubblico le cose che tecnicamente non sono molto accessibili, sì. Sia anche col modo in cui si fa capire. Tu... cioè, cosa ne pensi della come pensi che sia fatta la divulgazione scientifica oggi? E se sia necessario, questo me lo chiedevo, se sia necessario un modo di raccontarla ammaliante o affascinante perché il pubblico si possa interessare. Daniele, hai colto la tua domanda, è molto azzeccata, molto profonda a me la divulgazione piace tantissimo. Io la faccio sin da appunto dalla mia precedente vita di fisico delle particelle, l'ho sempre fatta, tuttora la faccio, ho dei piccoli ruoli di responsabilità all'interno dell'ente, soprattutto per quello che riguarda l'organizzazione di eventi di divulgazione in questo momento, quindi mi prendi, diciamo, sul vivo. Allora, hai colto una questione fondamentale. La scienza andrebbe raccontata anche attraverso la storia della scienza, ma non intesa come la storia, cioè Einstein, Galileo, ma anche la storia intesa come processi storici della scienza. Cioè, in questo momento in cui appunto questo video viene fatto in piena emergenza pandemica da Covid-19, spesso chi come me guarda le notizie su un ambito scientifico che non è il mio, ok? Ho degli strumenti per poter capire alcune cose, ma sicuramente non sono né un immunologo né un virologo. Però una cosa posso capirla: che il dare comunicazione della scienza per
spot o per risultati o per numeri, senza capire o senza raccontare quello che c'è dietro a quei numeri, non è un buon servizio alla scienza, specie per quelle scienze di frontiera dove la società e la scienza si toccano molto da vicino. Considerate che io lavoro nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è deputato al monitoraggio sismico e vulcanico in Italia. Quindi diciamo che questa abbiamo per cultura di istituto una grande sensibilità rispetto a come poter comunicare, insomma, il rischio naturale alla società. Ecco, sicuramente raccontarlo spot o per numeri e basta, senza far capire i processi che ci sono dietro, è difficile. Mi rendo conto che un telegiornale dove si hanno 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi per dire una cosa, o un evento di divulgazione in cui si può definire il tempo, il taglio, il target, sono completamente diversi. Ecco, però la scienza in questo momento è in una fase delicata della sua vita, in cui diventa un attore fondamentale della vita politica, diventa un attore fondamentale della vita sociale, e siccome non è abituata a farlo, va saputa raccontare, e non è una cosa facile, e neanche mai ho le idee completamente chiare su questa cosa, però bisogna fare attenzione quando si sente parlare di scienza, perché molto spesso è molto di più di quello che sembra, che una verità dogmatica o che una verità monolitica. La scienza è fondamentalmente due cose: metodo e linguaggio. E bisogna capire le caratteristiche del linguaggio e i confini dei metodi, e soprattutto la scienza ha velocità diverse. Sempre il problema pandemico ci sta mettendo di fronte a questa caratteristica della scienza, cioè il processo scientifico non è lineare, nel senso, sono spesso tante voci, a volte discordanti, che si dibattono e si cercano di convincere con argomenti di tipo scientifico, cioè attraverso il metodo e quel linguaggio. È ovvio che il tempo e il consolidare delle verità di tipo scientifico permette di strutturare quel tipo di conoscenza. E quindi a volte si ha l'urgenza, come in questo periodo, di avere certezze, sicurezze, e idee, ma non è una cosa facile, e bisogna capire il processo che c'è dietro e capire i limiti di in cui ci si muove all'interno di questo metodo e di questo linguaggio, che è quanto di meglio in questo momento si possa avere per poter affrontare questioni quanto, so, i rischi naturali o altro. Dunque, divulgare la scienza non deve essere per forza rassicurante. No, tutt'altro. Perché tutt'altro. Spesso è così, no? Vediamo Super Quark, con tutto il rispetto, ovviamente, no? Vediamo la televisione, però sembra tutta focus, no? Sembra quasi un linguaggio rassicurante, no? Però molto spesso la natura non lo è. La verità non lo è, ci sono piena di misteri. Però prego. Guarda, il mistero è il motore fondamentale. Se non hai la sensibilità al mistero, si dice che sono due tipi, quelli di due tipi di mistero, no? Ci sia un mistero che viene percepito come troppo grande e quindi in qualche modo blocca, arresta. Il mistero invece di cui si occupa un ricercatore, che sia un ricercatore fisico o di qualunque altra disciplina, o che lo sia un ricercatore della vita, il tipo di mistero interessante è quello che sta là per essere, che è vicino, a un passo, perché quello contemporaneamente ti spinge e ti attira, e a quello bisognerebbe sapersi rifare costantemente. Avere capacità di quantificare le proprie incertezze è una certezza, ok? Cioè, è un'informazione, e certo, quel tipo di informazione va saputa maneggiare. Questo bisogna educare, a saper maneggiare le informazioni.
Beh, io credo nel mio piccolo, credo che se questo stesso messaggio che tu stai dicendo lo dicessero magari, che ne so, mezzi di comunicazione come la televisione o i telegiornali, la gente si sentirebbe un po' più rassicurata, un po' più vicina l'una con l'altra, gli uni con gli altri, perché secondo me nel pubblico, pensando sempre che la scienza è una cosa di impalpabile, lontana, inafferrabile, solo per gente particolare, strana, tanto non la capiremo mai, avendo sempre questa idea, si crea anche un vuoto, si crea anche una distanza, secondo me, fra le persone. Però vabbè, è vero. Questo è una mia opinione. Hai ragione Daniele, e infatti quello che non mi piace, cioè quello che non vorrei che comunicare attraverso la mia esperienza di scienziato è che la scienza sia un dogma a cui da trattare come tale, perché poi i dogmi separano, cioè il conoscere i processi scientifici, il conoscere i metodi, il conoscere i linguaggi, il conoscere la storia e le storie della scienza aiuta a capire come questo è probabilmente il migliore dei linguaggi che abbiamo in questo momento storico per poter capire alcune cose del mondo. Ho capito. Un linguaggio perfettamente razionale deve avere nella conoscenza dei limiti della razionalità la sua prima forza. Ho capito. E poi bisogna saperla raccontare con quella passione che muove chi la fa. Guarda, sarei tentato di dirti una cosa, che in fondo la scienza è innanzitutto abitudine a fare scienza. Uh-huh. Penso a tutte quelle persone che hanno scelto cosa fare nella vita cercando di evitare la matematica e la fisica, no? Dice, qualche vuoi fare? Che adesso mi iscrivo all'università, che cosa vuoi fare? Ah, guarda, qualunque cosa, basta che non devo studiare matematica e fisica. Sì. Allora, esiste il gusto personale e la predisposizione, ma esiste pure anche l'abitudine a scontrarsi con quei linguaggi, appunto. Quindi sì, sì. Si può imparare a fare a avere a che fare con matematica, fisica, quale altra scienza che... Guarda, io questo che stai dicendo lo ricollego sempre a quello che hai detto all'inizio, il fatto degli incontri. Tu hai avuto la fortuna di incontrare una persona particolare, affascinante, come il professore che hai descritto. Una cosa molto più pratica. Quanto influiscono nel mondo della fisica, della scienza, le dinamiche accademiche e di potere? Le gerarchie? E se vogliamo, in senso lato, anche la politica? Cioè, che ambiente si respira in un palazzo di scienza? Ti posso dirti una battuta, sai, essendo un posto comunque le accademie e gli enti di ricerca fatto da tante figure professionali, ci mancherebbe, ma diciamo la caratteristica di chi fa scienza è tipicamente avere grandi capacità razionali, insomma di essere delle menti abbastanza, diciamo, quantomeno strutturate. Ecco, avere a che fare e gestire con menti molto strutturate non è facile a volte. Ok. Perché tutti pensano molto e quindi non è facile, sicuramente. Però, diciamo, e poi ci sono anche le realtà legate al fatto che poi a tanti livelli gli uffici sono comunque delle realtà particolari, che vivono di vita propria. Sicuramente, allora, se si sta parlando della vita quotidiana di tutti i giorni, ci sono degli scontri di potere, di interessi che lambiscono, ma si spera che questi non siano mai, diciamo, l'unica cosa che poi deve portare avanti l'interesse di tutta la comunità, scientifica. Negare che esista il potere sarebbe naif. Ne sa che esistono gli interessi e sarebbe naif.
si fa, io spero, io nel mio piccolo faccio in modo che questi non diventino mai, non vengano anteposti alla necessità di far sì che poi ci sia il bene comunque o del proprio ente di ricerca, della propria nazione o addirittura della comunità europea o del mondo intero, a seconda del livello a cui si possa agire. Una cosa è certa, il fatto di non si fa ricerca scientifica senza avere chiaro l'aspetto economico, e dove c'è un aspetto economico ci sono interessi contrastanti, dove ci sono interessi contrastanti ci sono a volte contrasti di potere. Però molto spesso i laboratori intesi in senso ampio, cioè le collaborazioni scientifiche, sono spesso degli ottimi laboratori umani, dove la cooperazione umana e la cooperazione tra paesi alla fine tendenzialmente tende a essere colei che vince. Cioè, insomma, ci sono collaborazioni tra appunto scientifiche, magari tra paesi che non ne hanno o ne hanno poche di politiche. Quindi la scienza si presta bene ad essere un buon laboratorio di cooperazione umana, è uno dei migliori sicuramente. La scienza, a proposito di questo, la scienza era una domanda che ti volevo fare. Esistono le nazioni, giusto? Sì. La scienza travalica i limiti delle nazioni, oppure come, che so, lo sport o la politica o magari un certo tipo di arte è chiusa dentro i confini, oppure è impossibile, non può restare chiusa nel confini. Non può restare, e nella realtà non ci resta comunque, c'è molta fluidità. Non ci può restare, è ovvio che ogni diciamo, paese ha, ogni nazione, anzi è più giusto come tutto termine, ogni nazione ha alcune caratteristiche che poi escono fuori anche nella scienza, però comunque con le proprie peculiarità si cerca di contribuire tutti quanti. Cioè, sono ambienti competitivi, perché la scienza appunto è un ambiente competitivo, proprio perché appunto si vuole contribuire a portare avanti la conoscenza del genere umano e le applicazioni tecnologiche. Okay. Però tendenzialmente si cerca di farlo collaborando. A me fa... per forza in relazione internazionale. Non esiste la scienza localizzata. Chi fa scienza localizzata è destinato a rimanere isolato, a arrivare tardi. Sì. Beh, a me mi viene da pensare due esempi che sono forse opposti. Ieri stavo vedendo un film che si chiama Mission to Mars, che è del 2000, un blockbuster, un film così americano, con quelli che vanno su Marte, che piangono, con quelli che i cari che si allontanano, però è interessante. A me mi fa un po' riflettere che, per esempio, gli americani, quando sono andati sulla Luna nel 69, la bandiera americana sulla Luna, a prescindere da ogni opinione, ok, non voglio dibattere su questo, però è particolare come gesto, perché ci sarebbe anche stato mettere la bandiera della Terra. Perciò, cioè, tu vai in un satellite e metti la bandiera di uno Stato. Questo è abbastanza, forse un po' presuntuoso, no? E invece all'altro lato la Stazione Spaziale Internazionale è invece un esempio opposto di cooperazione mondiale. Vabbè, non a caso la Stazione Spaziale Internazionale è stata costruita dopo la fine della Guerra Fredda, almeno della fase della Guerra Fredda finita con il muro di Berlino. E dove ovviamente quel tipo di nazionalismo o non era più necessario o doveva cambiare forma o quantomeno. Sì, certo, ho visto con gli occhi del 2020, è ovvio che ci si vede altro, ovviamente, o perlomeno oltre alla grande conquista scientifica e dell'umanità c'era un messaggio, c'era una corsa allo spazio, esatto, ma ormai penso che sia abbastanza ben nota questa. Fa strano. Ci sono i nazionalismi anche nella scienza, però ho l'impressione che siano molto appianati rispetto ad altri ambiti. Ok, ok. È ovvio che, insomma, visto che hai parlato degli Stati Uniti, è ovvio che, magari ci si scontra contro, la potenza economico-scientifica
statunitense, che lo è tuttora, o contro la forza con altre caratteristiche del mondo orientale, per esempio. Però tendenzialmente la mia impressione, però io conosco bene il mondo scientifico ovviamente, e gli altri un po' di meno agli stessi livelli, sì. L'impressione è che il mondo scientifico, per le sue caratteristiche intrinseche, abbia queste differenze appianate, un pochino più appianate. Ok, ho capito. Senti, invece farlo come lavoro nel 2020, essere uno scienziato, un fisico, proprio nella quotidianità, è un lavoro gratificante, è un lavoro sicuro, è un lavoro, cioè, a livello anche contrattuale, di sicurezza lavorativa? Io sono stato precario della ricerca per 10 anni e mezzo. Io sono entrato con un contratto di assegno di ricerca all'INGV nel 2008, nel 2010 sono diventato ricercatore a tempo indeterminato, sono riuscito a diventare ricercatore a tempo indeterminato a dicembre 2018. Ho capito. E quindi circa 10 anni e mezzo di precariato, che non è poco, è tanto. Certo. E in particolare, se ti posso dire come sono andate le cose, ho vissuto probabilmente degli anni difficili in cui appunto la ricerca è stata bloccata a livello di nuove assunzioni. Praticamente si è incominciato a fermarsi nel 2008 per non data. Chi è arrivato molto più dopo di me è riuscito a entrare magari con le mie stesse tornate concorsuali. Quindi un po' va andate, poi dipende. Diciamo che io appunto, per questa peculiarità di voler rimanere a Roma per poter portare avanti anche la scuola di arti marziali, appunto con il mio maestro Roberto Sforza, la scuola Zerandu Gongshu, che opera fondamentalmente nella scuola di arti marziali Otsuka Club di Roma. Quindi avevo questa necessità di voler rimanere a Roma. È ovvio che il mio consiglio a chi vuole fare questo mestiere deve essere pronto a muoversi. Anzi, una delle limitazioni che posso aver avuto e delle difficoltà è che io volevo rimanere qua perché volevo stare per portare avanti anche queste passioni, e adesso ultimamente ovviamente anche il fatto di avere una famiglia non mi fa venire, una famiglia più consolidata, una moglie, una bimba di 2 anni e mezzo, non mi fa venire voglia di andare a cercare all'estero. Ho anche un'età in cui questo non è necessario. Dopo il dottorato forse l'avrei dovuto fare. Mm-hmm. L'avrei dovuto fare. E quindi è una cosa che bisogna essere un po' pronti ad andare. Io penso di essere un po' particolare da questo punto di vista, perché avevo questa necessità di base, questa grossa impellenza di base, comunque, di voler avere il campo base qua. Okay. Tra l'altro, appunto, il fatto di fare lo scienziato, dove si fanno missioni per andare a conferenze o per installare della strumentazione, io ho la fortuna di occuparmi delle cose di cui mi occupo riguardano anche l'arte dell'Antartide. Ancora non sono andato in Antartide, ma ho fatto una campagna in Artide, dove sì, si va, ma poi il campo base è a casa. Però questa è una mia caratteristica proprio personale, di come sono fatto io come individuo. Ecco, tendenzialmente chi vuole fare questo mestiere dovrebbe avere un pochino più di propensione di me a passare periodi fuori casa lunghi, dove lunghi intendo magari 1, 2, 3 anni, poi si può anche tornare, oppure non si torna più. Se un appassionato di fisica volesse andare a cercare un po' anche sul web qualche libro, qualche sito, qualche nome, hai qualcosa da consigliare rispetto a questo? Anche cose, diciamo, accessibili? Oddio, di tutto e di più, veramente, ci sono tante, tante cose. Allora, è una domanda che mi prende, è talmente tante le risposte che bisognerebbe vedere da che ambito. Io posso consigliare... Non volevo farti scacco, No, figurati, ci mancherebbe. Tra l'altro, quella parte della libreria là, quella lì, è quella dedicata ai libri divulgativi, questa qua. Guarda, allora,
Io non amo parlare per personaggi della scienza, perché non amo molto le mitologie scientifiche, okay? il mito nella scienza. Sicuramente ci sono personaggi di spicco, dei grandissimi, ma non amo fare leva su quelli più di tanto per portare avanti la scienza come mito, attraverso i miti. Non mi piace, è una questione di gusto mio personale, non sì. c'è nessun giudizio di merito rispetto a questo. Sì. Però ecco, un personaggio interessante è Richard Feynman. Richard Feynman sì. ha preso premio Nobel per la fisica, fondamentalmente per la formulazione dell'elettrodinamica quantistica. Sì. Ha scritto dei libri divulgativi che sono i sei pezzi facili, e poi ha scritto anche dei sei pezzi meno facili, poi ha scritto anche altri libri come... Cioè è il titolo proprio? Sei pezzi facili e sei pezzi meno facili, oppure sta scherzando Mr. Feynman. Perché a me è sempre piaciuto Feynman? Perché fondamentalmente per una serie di cose. Innanzitutto coniugava il fatto di essere un fisico fuori dalla norma con altre capacità, tipo era un suonatore di bonghi, insomma aveva dei lati artistici molto interessanti, oltre che grande ironia, grande simpatia e grande capacità di saper raccontare le cose. Lui è americano, giusto? Americano. Io stimo particolarmente chi non è fisico e basta. È una cosa mia, pure questa, una questione di gusto, è una mia cosa. Sì. E lui poi fece una cosa geniale, perché riuscì a unire l'immaginazione grafica in formule matematiche, cioè i diagrammi di Feynman, che sono dei diagrammi che spesso si sono visti, cioè sono il modo con cui vengono rappresentate graficamente delle interazioni tra le particelle elementari, e questi grafici possono essere combinati graficamente. E sotto in realtà quello che si sta facendo, si stanno scrivendo delle equazioni. E quindi ha fatto un cortocircuito tra l'immagine e la matematica, che è molto interessante. Ed era un bravo divulgatore. E ha scritto questi libri, sei pezzi facili, che sono molto, molto, molto carini. Perciò accessibili, diciamo. Sono talmente tanti ormai i libri di divulgazione veramente fatti bene, perché tornando alla divulgazione... Mentre fino a qualche tempo fa era lasciata molto spesso appunto alla capacità comunicativa di alcuni personaggi di spicco, di alcuni personaggi che si occupavano di scienza di professione, sempre di più, penso negli ultimi 20 anni, quantomeno sta diventando una professione molto più settorializzata, molto più specializzata. Cioè chi ha un background scientifico dedicarsi un po' di più alla divulgazione. Okay. Con dei risultati pregevolissimi, veramente di altissima capacità, e soprattutto con la capacità di saper coniugare capacità, la possibilità, il saper comunicare, il saper dire cose esatte, perché e dare il giusto taglio di semplificazione alle cose, senza ridurne la quantità informativa, perché poi il gioco della divulgazione è tutto là. Perché si sarebbe tentati di dire le cose non come stanno, ma estremamente semplificate per farle capire. E quindi in quel gioco di confine tra il rimanere molto aderenti a quello che è la verità di tipo scientifico, ma la capacità di saperla comunicare in maniera efficace, è un'arte che ormai richiede persone molto specializzate nel fare. Sì, come ti ricordi il nome che ti ho mandato, che io vado molto su YouTube, Alan Zamboni, che ha questo canale Curious, che lui è un fisico, sì. e lui secondo me è molto bravo. Lo è, ma anche a me è piaciuto, ne ho visti alcuni e sono molto molto simpatici. Cioè riesce a raccontare. Senti, ma l'istituto in cui tu lavori fa eventi di divulgazione aperti al pubblico? Mamma mia, tantissimi, siamo in... A parte che l'istituto adesso, diciamo, fino a quando non c'era la chiusura, diciamo, la riduzione degli accessi in istituto, ormai adesso è riservato, cioè è tale che solamente noi personale con delle buone motivazioni andiamo. Però prima facevamo attività per le scuole, tre volte a settimana venivano scuole, eravamo, come si dice, fully booked. Quando si aprivano le iscrizioni a inizio anno scolastico, nel giro di poche ore venivamo prenotati per tutto l'anno.
poi partecipiamo a tutti gli eventi di divulgazione scientifica principali. Adesso la settimana prossima, questa settimana o la settimana prossima, no, questa settimana c'è la notte europea della ricerca. Insomma, partecipiamo al Festival della Scienza dell'Auditorium, al Festival di Genova, insomma, a tutte le principali attività nazionali e, quando possibile, internazionali che c'è di divulgazione. Anche perché, appunto, la geofisica e la vulcanologia si prestano benissimo alla divulgazione. Sono quelle discipline che sono molto a contatto. L'istituto si occupa tantissimo di rischio naturale, terremoti, vulcani, tsunami, meteorologia spaziale, rischio geochimico, frane. Quindi sono tutti argomenti in cui la scienza e la società sono molto 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 vicine. Certo. Per forza, siamo in prima linea per forza. Sarebbe interessante. E abbiamo anche addirittura il compito morale di educare al rischio. Sì. Ci sono tanti progetti di educazione a rischio in cui dei colleghi vanno a insegnare come si vive in zone ad alto rischio sismico, per esempio. Io sono di Catania, appunto. So qualcosa. Esatto. Cioè, l'INGV ha una sezione a Catania. L'INGV nasce nel 99 dall'unione del precedente ING, l'Istituto Nazionale di Geofisica, fondato da Marconi, addirittura da Guglielmo Marconi, con alcuni istituti del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e l'Osservatorio Vesuviano e l'Osservatorio Etneo. Luca, un'ultima domanda. Qual è stata il momento, la cosa più eccitante nelle scoperte, nel tuo lavoro, nella tua carriera? Il momento più bello, la cosa che ti ha affascinato di più, questo. Allora, ti racconto tre momenti. Okay. Uno collettivo, uno individuale e uno di esperienza speciale. Sì. Quello collettivo è stato il momento in cui è stata annunciata la scoperta del bosone di Higgs. Io ho fatto parte di quella collaborazione da dottorando e da laureando, quindi ho dato un piccolo contributo come quello che posso fare laureando e dottorando. E soprattutto sono uscito, è stato annunciato nel 2012 la scoperta del bosone di Higgs, nell'estate del 2012. Io dal 2008 non facevo più quel tipo di ricerche. Però trovarmi non stavo al CERN di Ginevra, ero andato a Roma 3 con i miei ex colleghi e gli ex professori in videoconferenza a vedere il momento in cui venivano annunciati i risultati. Ecco, però condividere con loro quel momento è stato veramente, veramente speciale. E l'altra cosa, l'altra invece più individuale, ma individuale sempre grazie a un successo di gruppo, l'essere entrato all'INGV nel gruppo di fisica dell'alta atmosfera e radiopropagazione, a un certo punto mi ha portato a sviluppare una tecnica di analisi dati, grazie appunto ai miei colleghi, che quel gruppo meraviglioso di cui appunto tutt'oggi faccio parte, che mi hanno spinto, mi hanno sollecitato, mi hanno stimolato, mi hanno insegnato e tuttora continuano a insegnarmi tantissimo. E avevo sviluppato una tecnica e ricevetti degli apprezzamenti da parte dei colleghi norvegesi, ho ricevuto un premio dalla Società Italiana di Fisica grazie a quelle metodiche che ho sviluppato grazie a loro, e quello sicuramente è stato un momento di soddisfazione. Poi te ne potrei narrare veramente tantissimi. E invece, a livello di esperienza, essere andato in missione alle isole Svalbard nella piena notte artica a sistemare, noi abbiamo un ricevitore speciale in grado di campionare i segnali dei Global Navigation Satellite System. Il GPS è un Global Navigation Satellite System. L'Europa è il Galileo, il GPS è quello americano. Ecco, noi abbiamo un ricevitore speciale montato nella stazione dirigibile Italia, che si trova a Njolesund, che è l'avamposto umano più a nord del mondo, a 79 gradi di latitudine nord. Ecco, trovarmi in quel posto, nella base italiana, in piena notte artica, sotto le aurole,
con la paura di un orso bianco che poteva avvicinarsi a sistemare quella strumentazione, è stato un momento in una zona in cui da Njolesund c'è silenzio radio perché non si disturba la strumentazione. Njolesund è un villaggio di ricerca, era un ex villaggio di minatori. Le isole Svalbard sono state sfruttate dalla Russia e dalla Norvegia per la parte mineraria, quindi quello era un villaggio di minatori che è diventato un villaggio scientifico. Quindi ci sono le basi norvegese, cinese, tedesca, giapponese, eccetera, eccetera. E quindi stavo là in questo posto a sistemare strumentazione sotto l'aurora. È stata un'esperienza veramente, veramente unica.